Bentornati nella mia stanza e oggi finalmente riesco a registrare quel che è accaduto a gennaio, perché di solito non ci riesco perché fuori tipo c'è il diluvio universale, quindi c'è un buio totale e io, non avendo luci adatte a registrare, non riesco. Quindi oggi un attimo si è calmato, ma vedo che adesso ha ripreso, quindi se sentite rumori, altri rumori, probabilmente è perché sta grandinando, quindi niente di nuovo. Ma cominciamo subito con l'outfit del mese, quello che indosso oggi: total black, camicia nera, gonna nera, calze nere, poi vedrete nel video, voilà. Passando alla prossima categoria, ovvero il capo d'abbigliamento di questo mese, l'avete già visto nel, diciamo, nel, come si chiama? Nell'haul dei saldi, ed è la giacchetta grigia con le gemmine, diciamo, che fa un sacco caldo. Voi non avete capito quanto caldo fa questa giacchetta, è super morbida e tipo è bellissima, fa un sacco caldo, quindi super contenta. Il make-up del mese, anche se non è prettamente un make-up, è un burro cacao dell'Erborario. Questo è Nutrilabbra, ha i quattro burri. Io questo l'avevo visto un sacco nei video di Lolla, Miss Strawberry Fields, e quindi ero curiosa e l'ho preso. Però sinceramente non ne sono proprio contentissima, perché comunque dopo che lo metto, quando si asciuga ho le labbra ancora più secche di prima. Cioè è stranissimo, quindi non lo so, non ne sono proprio contenta. Oltretutto, per costare 5 euro, se non sbaglio, 5 euro qualcosa, è davvero, davvero troppo. Perlomeno per le mie labbra non va bene, essendo che le mie labbra sono tipo delle spugne e assorbono qualsiasi cosa, quindi sono sempre secche dopo tutto, e quindi bocciato. Poi l'accessorio del mese sono le calze, di cui vi metto una foto, che anche queste avete già visto nel haul dei saldi, quelle con i decori marroni. Foto. Passando alla prossima categoria, il gioco del mese, anche questo l'avete già visto lì, ovviamente c'è tutto già lì. Dragon Age è un bellissimo gioco, è in terza persona. Se volete poi magari vi faccio una recensione più approfondita, per non star qui a parlare 17 minuti come la volta scorsa, mi sono dilungata un attimo troppo. È un sacco carino, hai un sacco di scelte, diciamo, puoi portare la storia dove vuoi praticamente, perché puoi scegliere sempre se andare tipo a destra o a sinistra nei discorsi, nei dialoghi, ecco, puoi scegliere quello che vuoi, puoi fare praticamente quello che vuoi. E quindi figo, molto carino, consigliato. Poi l'anime del mese è, aspettate perché ho il bigliettino altrimenti non mi ricordo, si chiama Kamishima Hajimemashita. Praticamente parla di una ragazzina che per varie vicissitudini diventa praticamente una senza tetto, e incontra un tizio che praticamente è un dio della terra, che poi è scappato, e quindi passa a lei la sua, diciamo, il suo potere di dio della terra, e quindi lei diventa la dea della terra. E allora va a vivere nel tempio, dove c'è il suo servitore, che è appunto un demone volpe, a quanto pare, che è praticamente il fratello disperso di Inuyasha, perché è identico. E quindi poi succederanno varie cose. È uno shoujo commedia, è una commedia romantica, ecco. Fa molto ridere, sì, fa parecchio ridere. E questo tipo di shoujo in effetti non mi dispiace, perché almeno non è la solita cosa: ragazzina si innamora del compagno al liceo, piange per tre quarti dell'anime e basta, poi si mettono insieme felici, tutti felici e contenti. No, non è la solita cosa, quindi carino, consigliato. Poi invece il manga ne ho letti due, questo il mese scorso, che mi hanno prestato, quindi non ho qui da farvi vedere, ma uno è Anohana, quindi probabilmente lo conoscerete tutti, solo che io non l'avevo ancora letto. È tipo, è tristissimo, la fine è tristissima, cioè
Non lo leggerò mai più, probabilmente. Però dai, carino, comunque non penso rimarrà tra i miei preferiti, però è davvero un sacco carino, quindi leggetelo se ne avete l'opportunità e se non l'avete ancora fatto, come me. Il secondo invece è La Madonna della Ghirlanda, che anche questo mi è stato prestato da un'amica. A quanto pare è abbastanza vecchiotto, forse in 90, 94 forse. E parla di una ragazza, è ambientata in Italia, Roma. Periodo Cesare Borgia, quelle cose lì, e parla di una ragazza che praticamente è stata ritratta da Leonardo da Vinci come la Madonna della Ghirlanda, colei che riuscirà a estrarre la spada dello smeraldo, mi pare, e che unificherà l'Italia. Quindi vicissitudini, anche lì lei che si innamora di un tizio, mi pare che fosse il principe di Napoli, qualcosa del genere. Quindi sì, tante avventure. Carino, ma alcune parti un po' noiosette. Però dai, carino da leggere ogni tanto. Passiamo avanti. Il libro di questo mese non è un libro da leggere, ma è un libro di esercizi, diciamo, spiegazioni, come imparare il giapponese. Ho iniziato a studiare giapponese da ormai 2 mesi buoni, forse, da dicembre comunque, non è da poco, quindi con calma sto avanzando, con molta calma, visto che ho iniziato anche a lavorare, quindi non ho tipo troppo tempo. Ho iniziato in realtà un sacco di progetti, tra cui il giapponese, il lavoro, e adesso ho anche faccio parte anche di una band, diciamo, una band gothic metal, quindi ho un sacco di cose da fare, da quando non avevo da fare niente e adesso un sacco. Comunque, è bellissimo perché praticamente ci sono le spiegazioni, ovviamente, per spiegarsi bene, per capire. Poi alla fine del capitolo ci sono degli esempi fatti con i manga, appunto, infatti si chiama Il giapponese a fumetti. Un sacco carino, vi metto poi sotto il titolo. Nonostante questo, le spiega comunque molto bene le cose, poi alla fine ci sono anche, dopo gli esempi, degli esercizi da fare per vedere se in effetti avete capito quello che avete appena letto, perché io ci metto un po' a capire certe cose, quindi sono lenta. Però è davvero molto carino, poi lo sto studiando con un'amica, appunto, e quindi riesco ad andare avanti, perché io quando faccio le cose da sola, dopo un po' mi dimentico di farle, allora dico faccio passare un giorno, 2 giorni, 3 giorni e poi non le faccio più e quindi chi si è visto si è visto. Quindi per me è meglio farlo con un'altra persona piuttosto che da sola, così almeno continuo a spronarmi a farlo. Poi la prossima categoria è un film. Il film è uscito tantissimo tempo fa, io l'ho visto sì a gennaio appunto ed è Big Hero 6. L'avete visto tutti, era bellissimo, cioè era bellissimo, non c'è niente da dire. A me è piaciuto un sacco personalmente, mi ha fatto un sacco ridere ed era bellissimo. Punto. Passiamo alla prossima categoria, ovvero il dolce di questo mese è la stella di Nutella che vi metterò qua. Se voi volete la ricetta, ve la faccio vedere, perché comunque è una cosa semplicissima. Io l'ho vista da un'altra youtuber addirittura. Praticamente prendete 2 cerchi di pasta già pronta, di pasta sfoglia già pronta, mettete in mezzo la Nutella, tagliate, arrotolate, mettete in forno, finito. Cioè, è la cosa più semplice di questo mondo da fare, perlomeno poi magari qualcuno non ci riuscirà, non si sa mai, però è davvero facilissima. Per la categoria canale del mese c'è Dear Stalker, praticamente sono. È un canale gestito da dei ragazzi australiani, ragazzi e ragazze, che parlano principalmente di Lolita e cosplay. E fanno praticamente delle parodie la prendono comunque il Lolita molto alla leggera, fanno molto ridere i loro video. Se non le conoscete andate a guardare perché io ogni volta che fanno un video mi praticamente muoio dalle risate e quindi sono un sacco bravi, davvero un sacco. Per questo mese oltretutto c'è una categoria bonus che non so come chiamarla, si chiamerà categoria bonus e il bonus di questo mese è un gioco di carte. Questo si chiama Force of Will. Principalmente come Magic, come può essere Magic o Yu-Gi-Oh!
realtà forse più tipo Yu-Gi-Oh! Diciamo che si mischiano un po' le cose. Questa, faccio vedere una carta. Questa è la carta. Come notate, ha un disegno in lucido e il resto in opaco. Sono bellissime dietro. E poi i disegni sono così. Riflesso. Ok, sono molto stile anime, davvero bellissimi. Sono davvero fantastici i disegni. Ovviamente anche quelli di Magic sono meravigliosi, nulla da togliere a Magic, ma davvero mi sono piaciuti tantissimo questi disegni. Quindi a breve mi comprerò il mazzo, perché questo che ho è il mazzo di prova che mi ha dato il gentilissimo proprietario della fumetteria che si trova nella mia città, per provarlo appunto con una mia amica e quindi per vedere se effettivamente ci so giocare o sono scarsissima. Quindi vedremo cosa ne uscirà fuori, se poi davvero mi comprerò il mazzo, se magari continuerò anche questa passione, diciamo. Quindi per questo mese è tutto, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio. Ciao!